Oggi ci dedichiamo alla preparazione di un dolce davvero bello da vedere e goloso da assaggiare. Faremo la torta foresta nera, una rivisitazione semplice di un dolce complesso da preparare. Che ne dite di questa golosa torta? Proviamo a farla in casa con una buona base di Philadelphia. Oggi prepariamo la torta della foresta nera. La ricetta della torta foresta nera con Philadelphia. Ecco la ricetta per la torta della foresta. 200 g di Philadelphia classico in vaschetta, 120 g di farina, 3 uova, 120 g di zucchero, 100 g di zucchero a velo, 2 cucchiai di cacao, 150 g di amarene sciroppate, 200 ml di panna fresca da montare, 50 g di riccioli di cioccolato per guarnire, burro e farina per lo stampo. Iniziamo la preparazione della nostra golosa torta della foresta nera. Montate le uova con lo zucchero usando una frusta elettrica. Dovrete ottenere un composto molto soffice e spumoso. Incorporate la farina setacciata insieme al cacao, poi versate in uno stampo imburrato e infarinato da 22 cm. Cuocete a 180 gradi centigradi per 20 minuti, poi fate raffreddare su una gratella. Passiamo alla seconda fase della ricetta. Lavorate Philadelphia con lo zucchero a velo, quindi incorporatevi delicatamente la panna montata. Andiamo avanti con la preparazione di questa nostra golosa torta della foresta nera. Tagliate il pan di Spagna al cacao in 3 strati. Spalmate il primo strato con il primo aprile di crema e distributivi metà delle amarene. Coprite con il secondo strato di pan di Spagna, spalmate ancora il primo aprile della crema e distribuite il resto delle amarene. E arriviamo alla fase finale della ricetta. Coprite con l'ultimo strato di pan di Spagna e ricoprite tutta la superficie della torta con la crema rimasta. Fate riposare in frigo per un paio di ore. Per finire non ci resta che decorare. Per rendere il dolce perfetto, meglio usare della frutta fresca, delle amarene e dei ciuffi di cioccolato. Aperta parentesi tonda fonte ricetta philadelphia.it